Siamo lodati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi. Questa domenica, sia con la prima lettura che con il Vangelo, viene sottoposto alla nostra attenzione un tema molto importante nel nostro cammino di fede. Ed è questo: esistono dei momenti nel cammino che sono dei momenti di svolta, in cui o una serie di circostanze, come vedremo nella prima lettura, oppure la volontà del Signore stesso ci provoca, ci stimola, o addirittura in certi casi proprio ci obbliga a prendere una direzione, o da una parte o dall'altra, o con Gesù o con il mondo, o con Dio o contro Dio, diciamo, o con la Chiesa o contro la Chiesa. Ci sono dei punti di svolta nel nostro itinerario, generalmente provocati da fatti forti, significativi, che in qualche modo ci mettono un po', come si dice, in crisi, cioè che ci costringono a interrogarci. La prima lettura, come sempre quando si parla della prima lettura, dovete perdonarmi perché per la comprensione bisogna contestualizzare un po' il fatto. Allora, siamo al capitolo 24 del libro di Giosuè. Penso che sappiate che Giosuè fu il successore di Mosè nella storia sacra dell'Antico Testamento. Che qual era il compito di Giosuè? Giosuè ha raccolto l'eredità di Mosè, al termine dei 40 anni di pellegrinaggio nel deserto, aveva l'incarico di condurre gli israeliti nella terra promessa. E l'ha fatto. Sapete tutte quante le epiche battaglie, la presa di Gerico con il crollo delle mura di Gerico, la presa di Ai in cui ci fu il miracolo, famoso ferma di Ossone che generò anche tante polemiche. Insomma, Giosuè prese questo popolo e lo condusse nella terra promessa, vincendo tutte quante le battaglie militari contro i popoli che abitavano la terra di Canaan, l'attuale Palestina. Cosa era successo nei 40 anni prima? Voi dovete calcolare che Israele è stato nel deserto 40 anni, 40 anni sono tanti. Voi sapete che se uno guarda la piantina geografica, si trovavano in Egitto, d'accordo? Dall'Egitto alla Palestina non è tantissima la strada. Passato il Mar Rosso devi fare un pezzettino del nord dell'Arabia Saudita e poi sei arrivato. Secondo voi ci possono volere 40 anni anche se non giro a piedi? Cioè vorrà un annetto, due massimo, però sono buono ormai. Come ci hanno messo 40 anni di tempo? Lo spiega il Signore. Sai perché ti ho fatto mettere 40 anni di tempo? Perché tu nel deserto dovevi conoscere cosa c'era nel tuo cuore e se avresti servito Dio oppure no. Perché molti degli israeliti nel deserto hanno fatto una pessima figura. Perché nonostante tutto quello che Dio gli fece vedere con i loro occhi, voi immaginate, cioè, capite, nella Bibbia non ci sono scritte delle favole. Il Mar Rosso, Mosè, per virtù di Dio, l'ha aperto veramente. Cioè, voi vi immaginate di trovarvi davanti un mare, cioè avete il capopopolo che prega il Signore, stende il bastone e si aprono le acque e tu ci passi in mezzo. Dopodiché, quando stanno arrivando i nemici, gli egiziani, tutti quanti i carri del faraone, le acque si chiudono e si trovano tutti quanti i cadaveri sul mare. L'hanno vista una cosa di questo genere, capite? Chi è stato? Caso, come dicono gli scienziati senza cervello, è chiaro che questo è un intervento di Dio. Hai visto una cosa di questo genere? Che cosa vogliamo dire? Esisterà Dio oppure non esiste? Certamente, provvede a te certamente, ti vuole bene certamente, ti libera dai nemici certamente, puoi fidarti di lui certamente, giusto? L'hai visto con gli occhi? Cosa hanno fatto gli israeliti nel deserto? Hanno passato il tempo a brontolare, a lamentarsi, addirittura a dire ma magari fossimo morti quando stavamo in Egitto che almeno si mangiava, qui fa caldo, qui non c'è niente da mangiare, quindi arrivano prima la manna, poi le paglie, poi la... E il Signore è sempre paziente. Quindi, che cosa dice Dio per mezzo di Mosè? Ho fatto stare 40 anni perché tu conoscessi cosa c'era nel tuo cuore, perché io ti porto nella terra promessa, perché voglio fare di te il mio popolo, cioè nella economia della salvezza il popolo di Israele. San Giovanni Paolo II li chiama i nostri fratelli maggiori, perché non dobbiamo disprezzare assolutamente, perché è il popolo da cui anche noi abbiamo origine. Gesù e Maria erano ebrei. Nell'Antico Testamento la storia della salvezza Dio l'ha iniziata con il popolo di Israele e le sue promesse sono irrevocabili. Certo che poi con Gesù l'ha allargata a dimensione universale, la Chiesa Cattolica non si lega a un popolo ma abbraccia tutti i popoli, ma comunque la storia è iniziata lì. E nell'Antico Testamento il popolo di Dio avrebbe dovuto essere per tutto il mondo lo
lo specchio e l'esempio di una santità integerna, quindi la prima forma con cui il Signore ammaestrava l'umanità per dire c'è un solo vero Dio, solo servendo Lui c'è la felicità e ogni sorta di bene. Hanno fatto questo gli israeliti? Oh, non si devono arrabbiare, se sentono così così. Vedete, Giosuè dice, vi ricordate quello che avete combinato nel deserto? Adesso il Signore ha adempiuto tutte le nostre promesse, siamo entrati in una terra promessa. Questa assemblea di Sichem si svolge proprio dopo l'ingresso nella terra promessa, prima che gli israeliti si suddividessero nei 12 territori decisi appunto da Giosuè, in cui andavano le 12 tribù di Israele. Adesso siamo arrivati a casa, che cosa vogliamo fare? Vogliamo servire il Signore o vogliamo servire gli dèi che stanno qui? Cosa rispondono gli israeliti? Vogliamo servire il Signore, giusto? Vedete? Ma poi cosa avrebbero fatto? Se uno legge la storia di Israele dopo, quindi dal libro di Giosuè in poi, vedrà che la storia di Israele anche nell'Antico Testamento è la storia dell'infedeltà del popolo e della continua misericordia del Signore. Perdona, poi manda il profeta a tirargli le orecchie, poi manda l'altro profeta a tirargli l'altro orecchie, fino a quando non arriva Gesù. Non sono stati fedeli a ciò, quindi perché un conto è quello che si dice, un conto è quello che si fa. Il buon Sant'Ignazio di Antiochia che diceva sempre, è meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo. San Giacomo diceva, è meglio mostrare la fede con le opere che non dire che sia la fede, ma poi le nostre opere vanno tutto quanto al contrario di quello che diciamo di professare. Il Vangelo ha degli elementi in comune, perché Gesù ha fatto un discorso molto forte, l'abbiamo sentito per le tre domeniche scorse, dicendo, guardate che ciò che io farò con voi è darvi il mio corpo, il mio sangue come alimento spirituale per l'anima, perché se non mangiate, abbiamo sentito la domenica scorsa, la mia carne e il mio sangue, non avrete in quella vita, io sono la vostra vita. Come comincia il Vangelo di oggi? Questa parola è dura, chi può ascoltarla? Cioè, molte volte, allora, un altro momento, un altro punto in cui siamo obbligati a prendere una posizione è quando, a confronto, quando cominciamo a confrontarci seriamente con la fede, quindi non rimanendo, diciamo, in un cristianesimo un po', come dire, di tradizione, no? Un po' l'acqua di rose, possiamo venire a scoprire, approfondito nella comunità di ieri sera, che ci sono delle verità di fede e delle verità morali forti, impegnative, che non si capiscono bene semplicemente con umano buon senso, perché anzi umano buon senso magari direbbe di fare il contrario, e quindi c'è questa crisi, che faccio? Noi sappiamo che questa crisi andava a finire malamente, da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui, se ne sono andati, hanno lasciato solo Gesù. Cioè, bisogna cercare di immaginarsi insomma questa storia, anche le reazioni che il cuore di Gesù può avere. Gesù si rivolge ai 12, dice, vado andare anche voi? Cioè, rimango completamente da solo? Anche i 12? Quindi capite che anche umanamente parlando, la missione di Gesù non è stata un grandissimo successo. Gesù non ha avuto folle enormi al seguito, perché ha detto la verità. E guardate che Gesù è un modo di dire la verità, certamente non si poteva dire che Gesù diceva la verità in maniera aggressiva, violenta, troppo diretta, polemica. Gesù era la mitezza e l'umiltà fatta carne, quindi aveva certamente un modo divino bellissimo di dire la verità, però la verità bisogna dirla, capite? Noi non possiamo mai mancare alla carità dicendo la verità, però non possiamo mai tradire la verità in nome della carità. Cioè, io non posso per esempio dire a una persona che sta peccando, non ti preoccupare, non è successo niente, per farla stare tranquilla. Io devo dire, fratello mio, abbi pazienza, non te la apro, forse non te ne accorgi, però su questo ti stai sbagliando. Noi non possiamo mai tradire, e Gesù non l'ha mai fatto, anche a rischio di apparire un po' poco popolari o poco piacevoli. Questo è un punto fondamentale. Allora, quando noi ci troviamo dinanzi a una crisi, prima di prendere decisioni un po' affrettate, quindi o rifarsi un cristianesimo a nostra immagine e somiglianza, come molti fanno, cioè, questo io su questo non sono d'accordo, non fa niente, sono cattolico lo stesso, questo è un discorso che non si può, oppure qualcuno proprio prende e se ne va, d'accordo? Oppure, sono fenomeni che succedono molto spesso, ci sono i cambi di parrocchia. Io dico sempre alle persone, cambiare parrocchia non è un peccato, per carità, dipende dalla motivazione per cui cambi la parrocchia.
cioè se una persona per esempio legata a un ambiente, no? Se per esempio quando ero piccolino frequentavo sempre una parrocchia che non era la mia parrocchia territoriale, perché la frequentavano i miei genitori e sono sempre andato lì per queste buone motivazioni, c'erano cioè i francescani e tante cose. Ma se uno cambia la parrocchia, perché una domenica il parroco ha fatto una bella predica sincera dove ti ha detto la verità e tu dici ah, e cambio parrocchia per questo motivo. Dobbiamo sempre abituarci a prendere le nostre scelte davanti al Signore, capite? Mai davanti agli uomini. Quindi, la motivazione di questa cosa che ho fatto è buona oppure no? Sono sicuro che quella predica magari un po' forte era una predica non buona? Apri il catechismo della Chiesa Cattolica, controlla quello che sono detto, verifica, d'accordo? Perché la Chiesa non ha paura in certe circostanze, anche quando si è assolutamente impopolari, di dire la verità. Non l'ha mai fatto, Gesù non l'ha mai fatto e la Chiesa non l'ha mai fatto, ripeto sempre avendo un grande rispetto per le coscienze e per la carità, ma sempre facendolo. Ecco, un'ultima cosa, Gesù dice, io lo sapevo che molte persone non avrebbero creduto e sapeva chi l'avrebbe tradito fin dal principio. Ora, quando una persona reagisce in questo modo, cioè perde la fede, ammesso che ce l'avevo, tradisce Gesù, la colpa di chi è? È colpa di Dio o è colpa nostra? La domanda è retorica, la colpa è sempre la nostra, perché un atteggiamento fondamentale che ci aiuta in ogni momento di difficoltà è sempre questo. Noi dobbiamo avere una grande umiltà di cuore e di mente, non possiamo pensare di sapere tutto e non possiamo mettere al vaglio e a critica tutto e tutti alla luce della nostra mentalità umana. Io all'inizio della messa, probabilmente non ci avete fatto caso, proprio sulla scorta di questo Vangelo ho detto una preghiera bellissima, ho chiesto al Signore, guarda, preservaci e salvaci da ogni forma di parola umana o di modo di pensare umano per essere sempre aperti alla tua parola divina. La regola che dobbiamo sempre osservare, quando non capisci qualcosa, quando anche le cose che dice il Papa, che dice la Chiesa, dice questa mi sembra un'esagerazione, stai calmo, stai sempre calmo, d'accordo? Perché se uno fa un passo indietro e anziché precipitare facili conclusioni si lascia anche interrogare da certe verità, ci prega sopra, chiede aiuto al Signore, ne parla con qualche uomo di Dio, con qualche uomo di Chiesa, supererà la difficoltà, altrimenti la fede la perde. Ma perché perde la fede? Cosa c'è dietro? C'è un comportamento poco umile. Perché noi non possiamo mettere subito al muro quello che non capiamo o quello che non condividiamo, a priori. Perché che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che quello che penso io è giusto e tutto il resto non lo è. Ma questo nessuno può dirlo. Nessuno non solo può dirlo, ma nessuno può pensarlo. Specialmente quando stiamo dinanzi alla Divina Parola, dobbiamo sempre fare un passo indietro, perché la Divina Parola ci supera, ci trascende. D'accordo? E molte volte richiede una fatica per essere accolta, e per poter fare questa fatica ci vuole un cuore umile, e solo dentro un cuore umile la fede può essere custodita, non persa, e superare anche gli eventuali momenti di crisi. Chiediamo a Maria Santissima che ci doni questa sapienza, soprattutto che non ci faccia mai abbandonare il Signore per nessun motivo, meno che mai appunto quando dovessimo trovarci dinanzi a qualche insegnamento un po' impegnativo, che è impegnativo per il nostro bene, a condizione che ci abbiamo la luce dello Spirito Santo e mettiamo il Signore in condizione di farcelo comprendere. Siano lodati Gesù e Maria.